Eccoci qua, signori, Big Luca da Dubai, il più milionario di Dubai. Oggi vi parlo dell'effetto del Covid sull'economia, sulle piccole aziende, sui professionisti, sugli infomarketer e tutti quanti, e ve ne parlo dopo la sigla, che ovviamente non c'è. Allora, signori, mi capita spessissimo di parlare con piccoli imprenditori, grandi imprenditori, liberi professionisti, studenti, parastudenti, guru, paraguru, e chi più ne ha più ne metta, colleghi, amici, parenti e conoscenti, dell'impatto che il Covid sta avendo sulle nostre realtà aziendali, sul nostro introito, ok? E ci sono due, o magari anche più di due, ma ci sono secondo me due schieramenti contrapposti, soprattutto nel campo della consulenza e probabilmente anche nella nicchia della Big Luca International, che è il marketing, l'online marketing, eccetera. Ci sono quelli che devono dirvi che il Covid non ha un effetto, che non conta niente, che loro stanno facendo numeri da capogiro, ed è, questa cosa è fattualmente falsa, adesso vi spiego il perché. Poi ci sono dall'altra parte della barricata persone che dicono che il Covid sta distruggendo tutto, che ci sono morte, tasse e suicidi. Perciò adesso vi vorrei dare magari un'altra prospettiva. Allora, cominciamo subito dalle premesse preliminari, ovvie, fatti e non opinioni, non mi interessa. Il Covid è un problema. Chiunque dica che il Covid non è un problema è una persona che è disorientata, chiaramente disorientata. Quasi meno 12% di PIL in Italia, quasi, non mi ricordo se meno 5% nel mondo, cose ridicole, in America meno, insomma, sono cose che non hanno precedenti. Lockdown mondiale, tutti i paesi in quarantena, gli Stati Uniti d'America che hanno proteste, America ferro e fuoco, che questo aiuta a spargere il Covid, poi ci sono discorsi politici che a me non interessano, oggi ci occupiamo di numeri di, diciamo, microeconomia, PIL che scende, disoccupazione, campagne presidenziali, nuove abitudini, nuove perdite, smart working, aziende che vanno su e giù, borsa completamente scollata dall'economia. Chiunque pensi che il Covid non stia avendo un effetto in modo generale o che non abbia un effetto sulla propria azienda, semplicemente non sa di che cacchio sta parlando. Voi immaginatevi questo per aiutarmi. C'è il Covid, che è un virus, ok, che va in giro a infettare le persone, ve la rendo semplice. Persone stanno perdendo il lavoro, pandemia, ok? Aziende in Chapter 11 in bancarotta, anche aziende molto solide. Persone e aziende che perdono miliardi lasciano a casa le persone. Persone in difficoltà, proteste, il PIL che va giù che neanche in una guerra. E voi immaginatevi che questa cosa qua sia una folla, ok? Una folla di problemi, immaginatevi. Immaginatevi che questa folla cammini verso la vostra azienda con tutta questa serie di problemi, legga, Big Luca International, c'è uno che si dice, ragazzi, no, aspetta, pandemia, lockdown, siamo di fronte alla Big Luca International, per favore arretrate tutti perché qua non ci possiamo andare. Ovviamente non è così. Io non credo che il lockdown, la pandemia, il virus, quando arrivino nell'emirato di Ashman piuttosto che in provincia di Milano, nella vostra piccola realtà, arretre e dicono no, qua è una zona franca, non possiamo entrare. Ovviamente ha un effetto anche sulla vostra azienda, va bene? Un PIL che scende del 12% non beneficia assolutamente nessuno, perché ci sono meno soldi per tutti. Mi sembra piuttosto evidente a livello matematico. Ora, che cosa succede? Alcuni si confondono perché dicono, ma io durante il Covid ho fatto più soldi, oppure rispetto all'anno scorso stiamo facendo più soldi. Questa cosa potrebbe essere assolutamente vera, la stessa Big Luca International sta andando sensibilmente meglio dell'anno scorso, e questa è la parola chiave che vi dovete ficcare nella cabeza, nonostante il Covid. Non vi sta aiutando il Covid, ragazzi, cioè, non raccontatevela per favore, se siete persone responsabili. Voi state andando bene nonostante il Covid, ok? Non è possibile che non abbia un effetto sulla vostra azienda. Il problema è che voi, come noi, non lo vedete. Perché nessuno dei vostri potenziali clienti che avrebbe comprato da voi vi chiama e dire scusate non compro per il Covid, ora magari qualcuno lo fa. Voi non vedete gli upsell e i cross-sell che vi state perdendo se non ci fosse il Covid. Voi non potete
capire se i leads che acquisite adesso con il Covid tra 2 o 3 mesi compreranno, perché magari perderanno il lavoro per il Covid che adesso non hanno ancora perso. Cioè è una cosa viva, staccatevi dai numerelli, capite che state parlando con delle persone. Perciò ovviamente ha un effetto anche sulla vostra azienda. Vi faccio un esempio: se non ci fosse effetto sul Covid, come spiegate che adesso moltissime aziende trattengono la cassa e moltissime persone si rimettono a parlare del fatto che la liquidità è importante? Ma avevamo detto che non aveva un effetto? Potreste avere la cassa piena di soldi perché state facendo soldi con la pala nonostante il Covid. Meno che non vendiate mascherine, al che potete dire grazie al Covid, ma anche lì avrei delle cose da dire, ok? Il campo medico andava bene anche prima del Covid, ma lasciamo perdere, certo, che ci sono magari 2 o 3 industrie che sono anticicliche, eccetera, eccetera. Ma molte persone non sono in queste industrie, ok? Beh, allora investite tutto quello che avete, tanto la cassa la rimpinguata anche il mese prossimo, giusto? Ah, ma perché non facciamo questi ragionamenti? Vedete che il Covid ha un effetto su di voi, un effetto sulla vostra psiche, non sapete che cosa succede. Cambiano le leggi un giorno con l'altro. Adesso sembrava che gli Emirati hanno riaperto ai turisti. L'Italia ieri o l'altro ieri ha fatto un di CPM, di PPE, che cazzo di decreti leggi assurdi. Se guardate questo video, lo sto producendo il 21 luglio. Che 2 giorni fa l'Italia dice no, però negli Emirati non si può più andare perché adesso chiudono, riaprono, fa tutti questi cambiamenti, hanno un effetto ovviamente anche sulla vostra azienda, perché possono avere un effetto su persone che oggi sono entrati come vostri lead, domani per colpa del Covid perdono il lavoro, non comprano i vostri prodotti, i vostri servizi. Quindi anche se voi non avete un calo delle vendite di adesso, potreste averlo e non vi accorgete. Cioè, ma se sto facendo di più dell'anno scorso, come fa a esserci un calo? Perché non eri a pieno regime l'anno scorso, per esempio. Magari staresti facendo il triplo, stai facendo solo il doppio, solo che tu non te ne rendi conto. È ragionevole, a mio parere, il dire c'è meno 12% di PIL in Italia, ok? C'è un casino della Madonna, le aziende stanno chiudendo, nuovo cambio di paradigma, la globalizzazione adesso si è fermata perché c'è lo smart working, quindi le persone lavorano da remoto ma non possono viaggiare, quindi tutte le industrie che ruotano intorno all'hospitality, al viaggiare, al turismo sono praticamente ferme o stanno ripartendo a singhiozzo e hanno paura. Ci sarà un'epidemia di ritorno? Sì, no? C'è chi dice di sì. Voi pensate veramente che un ping pong del genere non abbia un effetto su magari la vostra schifosissima azienda da 1 milione? Se voi pensate una roba del genere, siete confusi, solidissimi, qua c'è il mondo che va fuori, no, come in una guerra, come se c'è, immaginatevi questa scena, c'è una città a ferro e fuoco e ancora non hanno depredato la vostra casa. Voi dite, beh, sono a poco, perché io che problemi ho? Cioè, ragazzi, sveglia, ok? Quindi ha un effetto. Dall'altra parte non è assolutamente vero che nessuno sta più facendo soldi e sta chiudendo tutto. Ci sono aziende che, nonostante il Covid, essendo per esempio aziende, per la maggior parte ragazzi, aziende digitali che venivano tanto schernite fino a qualche mese fa e adesso we're not joking no more, ma comunque, perdonate la battuta ma ci sta, dopo aver visto per anni, no, questa sorta di cantilena che i veri imprenditori hanno, gli uffici da 500 metri e se ci sono delle componenti digitali sono super cazzo, ovviamente non è così. Pensiamo ai fitness coach per esempio, ok? Anche i fitness coach, quindi loro stanno guadagnando. Per ritornare al punto di prima, dicono tutti i nostri studenti che sono fitness coach hanno fatto dei numeri da capogiro durante il Covid, quindi qualcuno di loro si è convinto che il Covid, ah che bello, io spero che il Covid ritorna. No, è che non hai capito niente. Innanzitutto sono 3 mesi che stai facendo più soldi, quindi 3 mesi non sono 30 anni, quindi stiamo calmi. Cosa succede? Adesso aumenta tantissimo la competizione dei fitness coach e se prima eravate in pochi a fare i fitness coach online, adesso ne arrivano 100 nuovi al mese. Voi pensate che sia una cosa buona? Prima non si erano svegliate le persone nel venire online, erano anche offline, adesso possono essere in molti paesi in realtà solo online, quindi è una cosa buona? È una cosa secondo te che non avrà un effetto sulla tua cassa? Vediamo quanto puoi essere stupido. Quindi attenzione a identificare le cause e gli effetti di un problema così nel corto periodo. Il fatto che la Big Luca International il mese scorso abbia fatto in media più soldi di quanto, abbiamo fatto molti più soldi di quanto, probabilmente il doppio di soldi di quanto avessimo fatto a luglio dell'anno scorso, non è causale e non è collegato al fatto che andiamo bene
perché c'è il Covid. Abbiamo avuto un buon mese nonostante il Covid. Che cosa succede tra un mese o che cosa succede tra due mesi? Voi non lo sapete. E quindi come fai a non avere un effetto su quello che fate? State facendo le stesse cose? Opinabile, è giusto? Non è giusto? Questo è un video provocazione. Non dite, ma siccome il mese scorso è andato bene, allora noi siamo a posto e l'epidemia globale e il lockdown non ha un effetto su di noi. Altresì, non guardate per forza i suicidi, le proteste e il PIL e dite allora non c'è più niente da fare. L'analisi è che viviamo, questo è il... Tutti i vari dirigenti, tutti i vari CEO dicono tutti la stessa cosa, cioè siamo nel periodo della navigazione a vista. Non può esistere una tranquillità e una stabilità, potrebbe essere illusoria, in un mondo dove esce una legge nuova al giorno, dove gli aeroporti funzionano? Ma forse sì, forse no, magari domani richiudiamo. Cosa? Ok? Dove le aziende grossi stanno lasciando a casa un sacco di persone, ragazzi, le persone che queste aziende stanno lasciando a casa sono poi i nostri clienti. Ah, ma io vendo agli imprenditori. Va bene, se le aziende lasciano a casa gli impiegati vuol dire che l'imprenditore ha meno soldi, però sveglia, perché davvero parlo con delle persone confuse, ok? Quindi qual è la giusta attitudine da tenere? È ovviamente non farsi intimorire dal Covid, riaggiustare alcuni imprenditori, alcuni liberi professionisti, ma dalle pizzerie voglio dire, hanno dovuto riadattarsi completamente, chi non si è riadattato è completamente morto. Io avevo dato dei consigli, molti li hanno seguiti per le pizzerie, gli esercenti fisici, nel mio piccolo ho tentato di fare il mio, alcuni hanno fatto dei record, per esempio, ho detto cavoli, nel periodo del Covid abbiamo fatto un sacco di soldi, e questo va bene. La tara mentale è dire e quindi grazie al Covid siamo contenti, no, sta andando tutto bene, no ciccio, sta andando male, l'economia sta andando male, anche lì bisogna essere abbastanza adulti da dire l'economia va male, voi state riuscendo a cavalcare la cosa per il momento e stiamo anche noi come Big Luca International, stiamo andando molto bene. Io dico, il mese scorso abbiamo fatto soldi, allora vuol dire che va tutto bene, non va tutto bene, siamo in un periodo di enorme incertezza, ok? Se c'è la borsa che crolla a capofitto oppure che ha una volatilità altissima, voi magari siete dei trader, fate lo short squeeze, eccetera, ma dire che quindi viviamo in un periodo tranquillissimo, bellissimo, è falso, d'accordo? Non è vero, non c'è stabilità e quando c'è insicurezza, le persone tendono a non muoversi e le cose non vanno, perché non è possibile lavorare bene in modo stabile, per esempio in questo clima. Pensate a chi fa eventi, moltissimi, anche formatori, voglio dire, i miei colleghi basavano il loro intero business e in modo manifesto e in modo un po' più mascherato sugli eventi fisici, e adesso gli eventi fisici si faranno? A settembre si fanno gli eventi fisici? Io non sono così confident, per esempio, soprattutto quelli grandi, magari sì, magari no, e a novembre? E tra un mese e tra un anno? Quindi se una persona non si fa, se un imprenditore non si fa queste giuste domande, semplicemente è confuso. I due mesi di Covid, anche noi acquisivamo i lead a basso costo, che bello che torni il Covid, sì, attenzione, vediamo, adesso funziona così, ma gli effetti di quello che è successo a marzo, quando li vediamo? Magari li vediamo, anzi senza magari, ragazzi, li vedremo ad autunno, a novembre, perché non succede se lockdown a marzo, i merdoni cominciano a entrare a ottobre, novembre, dicembre, quando la coda di questi problemi comincia a essere tanta, quando è finita la liquidità, sono finiti i mutui, sono finiti i finanziamenti, arrivano le cartelle, gli sgravi fiscali sono finiti, le aziende cominciano a licenziare. Non voglio essere disfattista, però è semplicemente la realtà. Perciò quando in consulenza o durante le conversazioni non noto questa consapevolezza, mi dispiace, ok? Perché è ovviamente un po' di confusione, ok? Qui state andando bene nonostante il Covid, piantatevela in testa, cioè una recessione, ok, di tipo globale, se non è ancora ufficialmente, sicuramente arriva, no? Perché sono disfattista, perché i numeri dicono questa roba qui. Quindi il sentirsi completamente protetti, alcuni si sentono così, alcuni dicono speriamo che sia il lockdown, così riprendi lì, perché loro vedono questa relazione molto corta. Vediamo cosa succede tra 6 mesi, vediamo cosa succede tra 9 mesi, ok? Quindi non siate né troppo confident, troppo tronfi, che chiaramente le cose vanno bene, che la mia azienda è ATC, no, io non ho per me venduto di più qui, no, eccetera, né
troppo disfattisti, ok? E non siate stupidi. E ricordatevi che viviamo in un tempo molto insicuro, molto volatile, che non ha precedenti. E ragazzi, cosa succede? Non lo sa nessuno. Ok? Non lo sappiamo cosa succede. Non c'è nessuno che sappia cosa succede, né i grandi investitori miliardari, né il più milionario di Dubai che sono io, e né altri. Quindi i consigli per questo periodo sono sempre tecniche di guerriglia urbana. Spara e rientra, non dispiegare truppe su territori smisurati e vediamo cosa succede. Non ce lo possiamo permettere in questo periodo, ok? Non... ragionate ad ampissimo raggio, per esempio, una delle cose, il lungo periodo, cioè, sì, ma adesso non si può, cosa succede? È un enorme punto interrogativo. Vi ricordo che hanno già chiuso il mondo una volta. Perciò le vostre strategie, le vostre tecniche, benché ovviamente uno debba guardare al futuro con ottimismo, a 10 anni, a 20 anni va bene, ma nel qui ed ora, per esempio, non vi private di eccessiva liquidità, perché facciamo un investimento, facciamo un evento e tra 6 mesi lo facciamo, perché non lo sai se lo fai, ma vedi, ha un effetto. Ok? Non sappiamo neanche, potrebbero passare delle riforme su internet, magari anche i business su internet tra 3 mesi avranno un problema perché dicono sono tutti su internet, dobbiamo limitare questa cosa. Lo so che sembrano cose assurde, Netflix peraltro l'aveva già fatto, ha limitato la banda perché erano tutti su Netflix. Sembra una cavolata, ma non lo è. Ok? Quindi signori, state in campana, lucrate, ottimismo ma con moderazione. Sono Big Luca, arrivederci.